facciamo un gabbiano. Mi fai sentire com'è? Avete sentito? È eccezionale, ma non finisce qui. No, facciamo anche un canarino. Un canarino. Anche per i bambini. Quindi canarini che probabilmente molti di voi avranno in casa, sentiamo. Gianni, eccezionale davvero. Ma ad esempio lei che convive con un passerotto, sa imitare anche il canto del suono del passerotto? Sì, ma non lo faccio mai perché non lo fa mai. No, preferisco il canto del merlo. E facciamo il merlo allora. Mi sembra un merlo arrabbiato. Un po' sì. E senta, signor Gianni, ma quando lei va in giro a fare una passeggiata e vede magari un merlo e imita... Ci mettiamo a dialogare in coppia. Non ci credo, davvero, risponde. Anche con i fringuelli, così, un fringuello. Io non voglio... Non voglio neanche immaginare che cosa penseranno i fringuelli oppure i passerotti o i gabbiani, perché magari dice anche delle cose che non dovrebbe dire quando ma comunica con loro. Ma le devo dire perché sono vere. No, 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 non in questo senso, ma quando insomma imitate questi versi che per lei probabilmente non hanno grandi significati, potrebbero essere interpretati anche in maniera diversa dagli uccelli che la sentono. Comunque io ho invitato il nostro ospite proprio per farvi vedere, per raccontarvi questa storia particolare di questo amore che è nato fra Gianni e il suo passerotto, poi neanche altri, ma soprattutto per la passione che Gianni deve nutrire nei confronti della natura, perché per imparare a... Sì, bisogna viverla dentro. Bisogna viverla e sentirla dentro. Grazie tantissimo, prego, Gianni, di esserci venuto a trovare. E adesso è il momento del nostro...